Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buona giornata da voi, buon lunedì, buon inizio di settimana, una nuova settimana in compagnia di Milano News, di Good Morning Milano e come sempre appunto fuori dai nostri studi, così finalmente possiamo ricevere qui gli ospiti, averli fisicamente qui, incontrare nuova gente, come ad esempio buongiorno, buongiorno Ruggero, finalmente averti qui, eh, è bello, nel senso che veramente tu sei uno dei terzi, forse il terzo ospite finalmente che riesco a riavere, finalmente fisicamente in, in, qui in studio, o meglio qua appunto nel Portiere dei nostri studi apposta per poterla fare in presenza e insomma è tutta un'altra cosa piuttosto che avere su Skype, su Zoom, davvero non ce la facevo più. Ruggero Caverni, direttore artistico di Atelier Teatro, a quest'oggi appunto per raccontarci tra una parte e l'altra di un vostro festival, appunto. No? Avete iniziato un festival primaverile, ne avete uno autunnale per farci conoscere meglio la vostra realtà, giusto? Esatto, sì, il festival è uno, è diviso in due sessioni e cerca di intercettare. Quei momenti in cui la città è più vissuta, diciamo, verso la fine delle scuole e intorno alla riapertura, quando il tempo è ancora clemente eh. e gli impegni non sono troppo. Uh, Anche perché non siamo gli unici a fare una trasmissione fuori, so che voi molti spettacoli infatti sono fatti all'aperto, giusto? Sì, o no? tutto questo festival. Il festival si chiama Le Mille La Piazza, giusto? Esatto, Quindi. è nato nel 2020 con questa immagine di lavorare in piazza, una prima edizione. Del Carnevale 2020 ovviamente è stata interrotta subito sul nascere e poi è stato riproposto in autunno con questo nome, L'Emille Una Piazza, proprio perché il progetto prevede di visitare più possibile le periferie, piazze all'aperto e rivolgersi a un pubblico che normalmente magari non va a teatro. Quindi è il teatro che va da loro. Dicevi appunto, un festival diviso in due, inizia una parte primaverile estiva mm. appena finisce la scuola, eh, o meglio, alza a cavallo con la fine della scuola. Sì, verso la fine della verso scuola: c'è bel tempo. Eh, cosa abbiamo potuto, cosa ci siamo persi, anzi, visto che eravamo qua a preparare le trasmissioni, cosa ci siamo persi in queste settimane? Allora, vi siete persi un festival primaverile dedicato ai classici greci principalmente e latini. Abbiamo avuto grande protagonista in questa sessione del festival il teatro di Aristofane eh, perché ha visto quattro adattamenti moderni in chiave di teatro popolare di Aristofane eh, più uno spettacolo che in realtà abbiamo già fatto nella scorsa edizione diverse volte che è l'Asino d'Oro tratto invece da Puleio. L'idea è proprio di un festival che eh, ospita nelle diverse sessioni anche un repertorio diverso, quindi in questo caso ci siamo concentrati sul teatro dei classici per festeggiare la primavera, diciamo così, la rinascita anche quella imposta, diciamo, dalle restrizioni che si sono allentate. È interessante no? ripartire appunto con dei classici, cioè, vuol dire, i tempi cambiano, ma le cose importanti sono sempre quelle, poi alla fine eh. sembra quasi dire questo, no? Ma non so se è una cosa così condivisa, però per quello che riguarda la nostra storia ripartiamo sempre da lì. Questo eh. è un po' il nostro percorso dall'inizio, dalle origini, da quando la compagnia è stata fondata. Sotto la guida di Mamadou Dioum, eh, il punto d'incontro, diciamo, anche tra eh, la sua esperienza teatrale con Peter Brook col Mabarata e le sue origini africane, eh, come lui ricordava da parte del presidente del Senegal Sangor, eh, si riparte sempre da questi Greci, perché in qualche modo eh, sono sia l'atto di fondazione del teatro. Uh, ma anche un po' un passepartout interculturale che collega il mondo moderno delle lettere e il mondo arcaico del rito, quindi della regola tribale. È proprio lì che nasce il teatro, quando il rito diventa manifestazione pubblica uh, e si stacca in qualche modo un personaggio da un coro uh, e da un pubblico di osservatori e di ascoltatori. Ecco, Atelier Teatro, eh, questo dice per noi è sempre un ritorno, però si parte sempre da lì, c'è cioè un punto di partenza importante per voi. Eh, come nasce appunto? Raccontaci un po' la storia appunto di Atelier Teatro, dove siete, come funziona. Allora, beh, c'è una prima parte in cui io non ci sono, perché non sono tra i fondatori di questa associazione. Viene fondata appunto dal presidente attuale, che è Giulia Salis, insieme ad altri. C'è stata una prima compagnia, diciamo, che è stata... Uh, quella che ha fondato uh, l'associazione con questo nome sotto la guida di Mamadou Dioum come direttore artistico. Uh, dopo diversi anni che abbiamo lavorato con lui, facendo principalmente percorsi di formazione teatrale, anche se poi avevano sempre un esito uh, spettacolare o a livello di laboratori nelle scuole con spettacolo, o a livello di spettacoli ospiti in altri teatri. Eh, diciamo che a un certo punto c'è stata questa, mh, questa svolta per cui eh, abbiamo deciso di abbandonare in parte la formazione e eh, rivolgerci alla produzione teatrale, quindi alla creazione di spettacoli. Eh, con Mamadou abbiamo lavorato molto sulla tragedia greca mm -hmm. e quando abbiamo preso in mano la direzione artistica, adesso io mi presento come direttore artistico ma è una codirezione insieme a Giulia Salis, eh, abbiamo deciso di rivolgerci alla commedia e in quel momento abbiamo conosciuto anche il linguaggio della commedia dell'arte eh, attraverso un altro maestro che è Carlo Boso, eh, ex piccolo teatro, fondatore del Teatro di Porta Romana di Milano, del Tag Teatro di Venezia e ora dirige l'Accademia Aidas a Versailles. In qualche modo lui è eh, una delle massime autorità internazionali per quello che riguarda la commedia dell'arte. Quando abbiamo conosciuto lui, quindi un linguaggio nuovo, siamo ripartiti dall'inizio. Facciamo commedia in commedia dell'arte, sì, però partiamo da Aristofane, che è quello che, che conosciamo. E quindi abbiamo fatto in una chiave vicina alla commedia dell'arte, non tecnicamente di commedia dell'arte, i classici della commedia di Aristofane. Eh, così come se ci capita di voler lavorare su un, su un autore moderno, come abbiamo fatto... Alcuni anni fa abbiamo fatto un testo di Berkov, tra la sua produzione abbiamo scelto eh, proprio un testo che guarda caso è una riscrittura mh, di Edipo, in italiano si intitola Alla Greca. Eh. Eh, quindi insomma in qualche modo sperimentiamo tanto ma abbiamo sempre quest'ancora che ci tiene coi piedi per terra. Uh, e che ci racconta che in qualsiasi modo si faccia teatro uh, ci si inserisce comunque in una tradizione che è quella che nasce in Grecia e quindi anche in Italia, in Magna Grecia. La produzione, hai detto, no? dati molto la produzione, produzione che appunto vede poi anche eh, la, la realizzazione durante questo festival, giusto? Sono anche, anche delle vostre produzioni che vengono portate in scena, giusto? Certo, le nostre produzioni sono un po' il cuore per ovvie ragioni logistiche, economiche di tutto. Di, di tutta questa proposta di festival, eh, ma non perché voglio dire ci sia uno spirito di protagonismo. insomma eh, Avevamo un po' di spettacoli prodotti che a Milano hanno avuto poche repliche, quindi valeva la pena di offrirle al pubblico, soprattutto in questo contesto del, delle piazze, quindi un po' riadattati per il per una situazione all'aperto, quindi più imprevedibile a livello di inquinamento acustico, di partecipazione del pubblico, tipologie di pubblico. Eh, quindi... Interazione non voluta col pubblico? Interazione no, anche, <ride> ah, no, <okay>. anche voluta, <ride> okay. ma, non, ma non prevedibile per la sua natura. Eh, quindi diciamo, noi abbiamo creato un progetto mirato... Proprio questo tipo di rappresentazione. Uh -huh. Trovare delle altre compagnie che si adattano a questa situazione e che hanno il repertorio degli spettacoli non adatti facile, non è stato sempre semplice. E che cosa avete portato in scena? nella Passateci via Aristofane? Uh, nel, dunque, in quella sessione che è appena conclusa, abbiamo avuto tre nostri spettacoli tratti da Aristofane, adattamento nostro, e questo asino d'oro che è un adattamento Perfetto. del romanzo di Apuleio. E poi abbiamo ospitato l'Isistrata, che invece è una produzione della compagnia Pont de Bois che nasce all'Aidas, a Versailles, appunto. Perché questa scuola particolare eh, ha la caratteristica di far fare. Centinaia di repliche ai loro allievi già durante il triennio di, ah. di studi. Quindi, quando escono, eh, quasi sempre il gruppo uscente si costituisce compagnia con degli spettacoli già pronti per il mercato. E loro lavorano con, questo, con questa modalità commedia dell'arte, quindi palco all'aperto, orientamento in base alla luce del sole, eh, attori che montano smontano tutta la baracca. Quindi, con loro c'è diciamo, una sintonia eh, naturale. Nella scorsa edizione 2020 invece abbiamo ospitato anche spettacoli appunto scritti e diretti da Carlo Boso, per esempio l'hotello di Compagnia Romantica, eh, abbiamo ospitato un'altra un compagnia uscente l'Aidas che è all'Eretour Teatro, che hanno fatto i tre moschettieri con le spade. Eh. Ma, ma, ma dici invece cosa... Non ci dobbiamo perdere, visto che insomma adesso appunto piccola pausa estiva, dopodiché eh, già pronti di nuovo a solcare le piazze, in questo caso non più i parchi. Per l'autunno? Certo, per l'autunno, adesso noi avremo una piccola parentesi ah, allora. valtellinese perché mh, domani partiamo per la Valle. Se è, ritiro, è ritiro, facciamo la squadra di calcio ne nell'attacco? Più o meno ci, ci chiudiamo in un, in, un, in un luogo abbastanza appartato, un po' più fresco di Milano, per fare una nuova produzione che debutterà in, in Valtellina, in un piccolo festival che si chiama Festival Tellina. E, e poi ci rivedremo appunto a Milano nei palchi d'autunno, a metà settembre fino a fine ottobre e lì lavoreremo invece sulla, sulla tradizione diciamo moderna, culturale o teatrale. L'anno scorso appunto abbiamo fatto Shakespeare, eh, quest'anno proporremo spero almeno uno spettacolo di Shakespeare. Eh, non faccio i nomi delle compagnie perché ovviamente la, la, il cartellone è ancora in fieri, non vorrei okay. né promettere né deludere. Presumo che ospiteremo comunque Molière, Goldoni eh, e avremo delle nostre produzioni. Una Rosmonde Alboino in chiave gangster che abbiamo già debuttato l'anno scorso, ma con poche repliche, quindi vale la pena di portarla in giro. E spero che riusciremo a chiudere un progetto in tempo, insomma, di Dante per le piazze, l'inferno. Sai già in che piazze potremo trovarvi? Avete già idea di quali saranno le piazze che calpesterete? Allora, già in questa edizione siamo riusciti a visitare tutti gli otto municipi che hanno della periferia, quindi escluso ah. il centro, che invece di solito è il grande protagonista è della scena teatrale. Um, sicuramente le piazze in cui il nostro progetto funziona meglio. Uh, sono piazze che di solito sono all'onore delle cronache per cose non culturali mm. o per cronaca o per uh, disastri vari. Uh, L'anno scorso forse la piazza che ci ha um, coinvolti di più è stata Piazza Tirana, Piazzale Tirana uh, dove appunto si parla di scippi omicidi, incidenti sul lavoro mm. e invece si è parlato almeno per un giorno Uh, di Otello, si ah, è parlato insomma. di Shakespeare, c'era un pubblico eterogeneo di seconda generazione, terza generazione, bambini, anziani e questo è un po' il cuore del nostro progetto. Uh, vorremmo. Finalmente riuscire ad andare in piazzale Ferrara perché per due volte eh, l'appuntamento in piazzale Ferrara è stato annullato: una volta dal Covid, una volta da restrizioni. Eh, quindi sicuramente stiamo attenzionando la zona di piazzale Corvetto, piazzale Ferrara, quest'altra. Sessione ha debuttato ai giardini Nervesa, che sono un altro luogo particolarmente difficile di convivenza di realtà sociali molto diverse. Eh, palazzi moderni uh -huh. di, di classe diciamo elevata e invece ragazzi di famiglie non particolarmente agiate. Quindi mh, stiamo cercando insomma di, di far convivere qual è un po la tua piazza? Realtà? La tua piazza preferita? Qual è? La mia piazza preferita è quella che ci ospita per fare spettacolo, quella dove dalle case mandano i bambini a vedere lo spettacolo, dove le anziane si affacciano alla finestra perché sentono la canzone, il tamburo, applaudono, magari neanche scendono, ma, ma vedono che la loro piazza è vissuta in questo rito che è un rito di comunione eh, della società che si è, raccoglie intorno alle storie. Ed è possibile a Milano tutto questo? È possibile, richiede molto lavoro, mm. molta determinazione anche a livello burocratico. È molto eh, complicato poter. Credo che nessuno vi aiuti da, parte, da quel punto di vista. Non mm. è... Beh, voglio dire, l'istituzione è fatta di persone, quindi all'interno dell'istituzione trovi anche delle persone ah, che no, ti vale. aiutano, che riconoscono il valore del progetto. Diciamo che la burocrazia è un mostro finché non ha un volto, poi. Uh, I funzionari sono persone che nella maggior parte dei casi sono disponibili, poi ovviamente può capitare anche la cattiva giornata del funzionario che non ti agevola in nessun modo. Però Uh, la società è fatta di persone quello che, quello che non funziona spesso è molto interessante poterlo dicendo perché è un teatro che oltre a essere di qualità un buon teatro crea quindi proprio una, un legame con la comunità in cui viene portato proprio sì è un'avventura una, un ogni weekend è un'avventura uh, noi abbiamo il piacere di avere del pubblico che con noi sta visitando le piazze delle mm. periferie perché vedendo che gli spettacoli piacciono la modalità di interazione piace, abbiamo del pubblico che ci segue, quindi sono stati in, in piazza di Tirana, in Chiesa Rossa, ad Afori, ehm, nel municipio 3, in zona Fusina, via d'Argonne. Fanno tutto il giro... Una volta c'erano no, le sette chiese, si vanno nelle esatto, otto piazze. Esatto, fanno, fanno gli, otto, gli otto palchi o i dieci palchi, speriamo che siano sempre di più. Eh, ci è capitato di essere derubati, ci hanno fatto il furgone, <ride> ci hanno Un fatto modo. degli zaini, eh, abbiamo assistito durante le prove perché cerchiamo di fare anche le prove nei parchi, così si vede che lì ci sarà qualcosa. Quindi quando è possibile andiamo nei parchi, facciamo le prove con le, con le bandiere, con le canzoni, con i tamburi, così la gente si interessa, cosa fate. Eh, C'è lo spettacolo sabato, prenotate, è gratuito, è gratuito sempre, più possibile perché è un servizio che cerchiamo di offrire e quindi siccome lo offriamo a chi magari ha meno possibilità di scegliersi. I, che cosa acquistare anche sul piano culturale? Cerchiamo di offrire un servizio che sia più possibile popolare. Abbiamo assistito a una rissa. Con macete ah, <ride> eh, non vi fate, per... fate mancare nulla né no. durante le prove né durante gli spettacoli, ma credo che questo sia proprio la bellezza che andate comunque a cercare: nel senso che cercate di cercare la verità, la realtà della nostra città che è fatta di cose belle, cose brutte, eh, sì, ma diciamo da quando mi dici più la cosa bella e la cosa brutta, di portarne una bella. Mi eh, sembra che il bilancio sia positivo e pen... la bilancia appena dalla parte delle cose belle, però il no? bilancio è assolutamente positivo, nessuno si offenda, ma per me. Il ragazzo col macete e il funzionario hanno la stessa storia. Eh, nessuno si comporta male se non ha avuto delle difficoltà prima. Nessuno si diverte, voglio dire, credo, a, a, a picchiarsi, a farsi male, a rischiare eh, il dolore, a rischiare il carcere. Eh, è, è la realtà. Ci hanno, hanno danneggiato il furgone per entrare. Uh, per rubare 25 euro, uh, in che condizioni? Uh, io non rischierei mai uh, <ride> per 25 euro, quindi vuol dire che se, a, se a, ci inseriamo in, in un contesto in cui ci sono persone che hanno avuto molta meno fortuna di noi, che siamo lì a, a proporre una cosa che ci fa stare bene e che fa stare bene gli altri. Quindi cerchiamo di, di, di far proliferare queste attività che fanno... Vivere eh, il territorio, la città, la piazza, il parco in maniera più virtuosa per tutti. Dove possiamo trovare tutte le indicazioni e, e tutto il calendario, poi anche? Allora, il calendario spero sarà pronto verso metà luglio, c'è un sito che mh, si trova facilmente su internet. Eh, non mi chiedete il nome esatto perché li sbaglio sempre. Comunque, teatro. Atelier Teatro. Ateli Teatro a Milano. Eh, viene Aurora, poi, Produce, il tuo compito è quello di mettere il sito nei commenti a questa diretta così che appunto Grazie. lo si trovi immediatamente su youtube c'è un video mh, dedicato alle mille una piazza del 2020 dove si vede un po anche lo spirito insomma il furgone con le cose caricate sopra il palco che viene allestito appena prima dello spettacolo da questa edizione le seggioline rosse che sono diventate iconiche perché è obbligatorio prenotare, è obbligatorio avere il pubblico seduto e quindi abbiamo montato 50 sgabelli, abbiamo comprato 50 cuscini, cerchiamo di ospitare il pubblico seduto, poi fa un po' ridere perché delimitiamo con un nastro da lavoro in corso, poi le persone che sono già al parco assistono allo spettacolo. D'altronde è gratuito quindi nessuno ha di che lamentarsi. E eh, questa è anche la bellezza delle, delle improvvisazioni quella parte di improvvisazione di teatro che c'è sempre, in questo caso è più improvvisazione il luogo forse certo. a volte, sì, che sì, le sì. vostre battute ovviamente. Poi appunto c'è una pagina Facebook, c'è una pagina Instagram, ci sono dei miei colleghi molto più bravi e molto più tecnologici di me che si occupano allora, di mantenere la pista. Vi invitiamo comunicazione. poi a mettere appunto tutti i vari link nei commenti a questa diretta, le varie coordinate per seguirvi. Ricordiamo appunto l'Emilia è una piazza. La versione autunnale in partenza quando è che andremo iniziare? dovrebbe partire più o meno con le scuole tra il 15, ah, il 15 e il 20, 20 settembre e concludersi entro il 31 ottobre racconti d'autunno giusto si racconti d'autunno racconti sì. d'autunno quindi fa capire eh, che andrà avanti appunto per tutto l'autunno e la cosa bella appunto nelle piazze e anzi, viene da dire, nelle piazze da scoprire quindi potete, grazie al teatro di Atelier Teatro andare a scoprire eh, anche dei luoghi di Milano che magari non conoscete perché potrebbe essere la volta buona finalmente di uscire anche dal proprio orticello e andare oltre quella via oltre quella circolazione oltre quella piazza, saremo no? Saremo a Quartoggiaro, a Villa Pizzone a Trenno, tutti questi luoghi e sicuro, tutti i luoghi che... che hanno una bellezza nascosta niente male, sono piazze poi davvero che quando poi le vivi sono piazze davvero che ti danno tanto indietro soprattutto. Certo. Sì, 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 moltissimo, moltissimo. Allora, Ruggero, siamo in chiusura. Ricordiamo appunto il vostro sito internet per sapere di tutto. Verso metà settembre riparte appunto il vostro festival. Eh, voi, comunque, siete una compagnia che insomma, tanti sono i spettacoli che avete. Sì, abbiamo tanti spettacoli. Diciamo che poi parte anche la nostra stagione nelle scuole, perché facciamo anche tanti spettacoli nelle scuole, a partire dalle elementari fino alle superiori. E quindi, insomma, in qualche modo è facile entrare in contatto con noi se qualcuno fosse interessato appunto sul nostro sito si trovano tutte le indicazioni io Ruggero ti ringrazio tantissimo allora per essere qui oggi eh, ci vediamo quindi sul palco non a teatro ma sulla piazza ancora Bellissimo. più bello così che appunto potremo incontrarci tutti quanti seguendo uno dei spettacoli di Atelier Teatro nella Rassegna che partirà a metà settembre nel frattempo se siete in Valtellina invece che avremo andare... base a Sondrio per tre settimane okay. e poi ci sposteremo anche lì ci piace fare i nomadi andremo in vari comuni un po' per tutta la valle il feste, Festival Tellina c'è già il nome mi fa impazzire <ride> Festival Tellina, bellissimo quindi eh, seguiteli, seguite Atelier Teatro sui social così che non vi perdete neanche una micro informazione Ruggero grazie mille grazie davvero salutaci tutta la grande squadra sì. di Atelier Teatro che so che siete di tantissimi complimenti per, il, complimenti per la trasmissione si diceva una volta complimenti ah. per lo spettacolo allora direi va bene <ride> grazie mille grazie, grazie mille grazie mille Ruggero Caverni allora di Atelier Teatro grazie anche a voi che ci avete seguito da casa come sempre in diretta in tanti grazie per i commenti grazie per le views noi ci vediamo mercoledì mercoledì come sempre usciremo anche dal nostro cortile andremo a scoprire le bellezze della nostra città non vi dico niente vi dico solo che saremo in una zona periferica ma scopriremo delle grandi e belle situazioni grazie mille arrivederci a presto grazie